Oggi parliamo di coralli. Può sembrare un argomento un po' diverso dal solito per noi amici delle piante. In realtà vedremo che la componente vegetale c'è e come, e soprattutto si parla sempre di ecosistema e biodiversità. Oggi sono all'Università degli Studi di Milano Bicocca e sono qui per parlare di un argomento importantissimo, le formazioni coralline, che sono dei veri e propri habitat naturali. Oltre a essere un essere vivente, il corallo ospita tantissimi altri esseri viventi, esattamente come nel bosco, che è costituito da alberi, ma che allo stesso tempo ospitano altri animali e altri vegetali. Ad oggi abbiamo perso oltre il 50% delle formazioni coralline. All'interno di queste habitat troviamo i coralli, che sono fra gli organismi a maggior rischio di estinzione. E con loro rischiamo di perdere anche tutti gli organismi che vivono associati ad essi. Le scogliere coralline ospitano oltre il 25% di tutte le specie marine conosciute. E con la perdita dei coralli rischieremo di perdere anche queste. Per tutelare i coralli bisogna capire i fattori che causano la loro estinzione. E come spesso abbiamo già detto in questo canale, noi abbiamo le nostre responsabilità. Infatti il cambiamento climatico gioca un punto cruciale. Il surriscaldamento globale, oltre a incidere negativamente sulla natura fuori dall'acqua, incide negativamente anche sui mari. Gli impatti con cui noi stiamo causando la scomparsa di questo ecosistema possono essere su scala locale. Potete immaginare il turismo o l'inquinamento o a volte una gestione sbagliata delle risorse marine che stanno portando l'ecosistema a non essere più robusto come potrebbe essere naturalmente. Oppure ci sono impatti che in realtà agiscono su scala globale, ovvero su scale spaziali di migliaia di chilometri. In questo caso è il surriscaldamento delle acque superficiali il fattore chiave che potrebbe portare all'estinzione questo ecosistema. I coralli possono morire proprio perché non si tratta di sassi colorati, ma di esseri viventi. Il surriscaldamento delle acque superficiali in realtà causa un fenomeno molto famoso, il coral bleaching o lo sbiancamento dei coralli, ovvero quel fenomeno che porta alla perdita del colore di questi animali fantastici. Cosa succede quando le temperature si alzano? Il corallo è un animale apparentemente semplice. In realtà ospita all'interno delle proprie cellule delle microalghe simbionti, dei vegetali che fanno la fotosintesi. Questa è una simbiosi fantastica perché la fotosintesi, o grazie al processo di fotosintesi, si producono quello che è il nutrimento, il fabbisogno energetico per l'animale. Ecco che a causa del surriscaldamento delle acque questa simbiosi a volte si rompe. Le alghe vanno via, la fotosintesi non viene più effettuata e i coralli in qualche modo soffrono quasi di mancanza di nutrimento, rischiando di morire di fame. Altre similitudini con le foreste non mancano. Infatti, nelle formazioni coralline esistono degli esemplari davvero peculiari dalla notevole importanza. Esattamente come nelle foreste, anche nelle formazioni coralline possiamo avere degli esemplari che svettano su tutti gli altri e sono quelli che nel nostro progetto abbiamo definito coralli giganti. Sono delle colonie che possono arrivare a misurare svariati metri sia in larghezza che in altezza. Proprio per la loro capacità di crescere pochi millimetri l'anno arrivano a un'età veramente elevata, ovvero centinaia di anni. Per questo sono importantissimi perché grazie a delle analisi potrebbero andare a svelare quelli che sono i segreti che gli hanno permesso di sopravvivere per tutti questi anni, riuscendo a superare tutti quelli che sono i cambiamenti climatici e gli impatti ambientali che stanno colpendo la scogliera corallina. A proposito di giganti, c'è questo progetto Map of the Giants che verte proprio a tutelare questi esemplari. Proprio per tenere traccia e poter mappare questi giganti dei fondali marini abbiamo sviluppato un sito web in maniera tale da poter registrare gli avvistamenti dei coralli giganti, un po' come si fa con le piante monumentali, in cui esiste un database all'interno del quale possiamo trovare tutti i giganti vegetali del pianeta Terra. L'idea è anche di avere un database, un repository dei giganti corallini. Mapthegiants.com, all'interno di questo sito, turisti, ricercatori, ma chiunque può segnalare
al centro di ricerca e ai ricercatori la presenza, l'avvistamento di un corallo gigante che verrà appunto conservato in questo database e poi successivamente analizzato, studiato proprio per creare conoscenza intorno ai coralli giganti. Con questo il video si conclude, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e se vi è stato interessante. Noi ci vediamo con un prossimo argomento, fate i bravi con i coralli e fate i bravi con le piante. Ciao a tutti!